Ciao a tutti ragazzi, buonasera, bentornati nel mio laboratorio. Nonostante due linee di febbre, oggi vi faccio la recensione di questo trapano di avvitatore della Tecpo. Il modello è TD-HD01P. È l'avvitatore con la funzione di percussione per forare i muri da 60 Nm. È un prodotto che si può acquistare su Amazon sia singolarmente che a coppia con l'avvitatore ad impulsi, anch'esso acquistabile comunque singolarmente eventualmente. Costa 99 euro, mentre questo costa 89. Però il venditore mi ha mandato un'email in cui mi ha detto che ci sarà un codice che potrete inserire durante la fase di acquisto su Amazon e risparmierete una percentuale che mi pare che sia 10 o 15%, e vi lascerò il link in descrizione ovviamente per acquistarlo. Già di questo ho fatto la recensione, vi lascerò il link in descrizione, vi lascerò pure una scheda che apparirà qua sopra sulla quale cliccare per poterlo vedere. Proprio perché me lo hanno mandato, come ho fatto con questo, cercherò di sottoporlo a delle prove più diciamo estreme, comunque dove il trapano dovrà superare egregiamente ogni prova, perché se non le supera, giustamente il prodotto risulterà poco efficace. Quindi inizio subito la recensione e vediamo come si comporta. Apro la confezione tagliando questo pezzetto di scotch. Questo è il contenuto della confezione. All'interno di questa scatola ci sono le batterie, una confezione con all'interno dei bit e punte di trapano, una borsetta, materiale abbastanza resistente, con il logo Tecpo per poterlo trasportare, il manuale di istruzioni scritto anche in italiano. Come si può vedere, come si può leggere, sono scritti praticamente quasi perfettamente, non è una traduzione fatta da Google, illustrato benissimo e stampato benissimo. C'è anche una garanzia che il venditore vi offre, quindi restituzione se il prodotto non dovesse essere soddisfacente entro 30 giorni dall'acquisto. E poi l'avvitatore. Questo è l'avvitatore, esteticamente accattivante, con questi colori scuri opachi, mandrino in metallo, la parte posteriore in gomma per attutire gli urti, questa parte di qua è in plastica. Questo è dunque il contenuto all'interno della confezione. Trapano avvitatore, le due batterie da 18 volt e 2 ampere, batteria che ha il sistema per la verifica del livello di carica, è consultabile tramite la pressione di questo tastino. Alla pressione si accendono i tre led, se la batteria è tutta carica sono gradualmente fino all'ultimo, quando risulta completamente scarica. La volta precedente, a proposito, quando ho recensito l'avvitatore ad impulsi, una batteria risultava difettosa, almeno apparentemente, perché lampeggiava il led rosso. Questo caricabatterie, durante la fase di carica, durante la fase di collegamento alla corrente elettrica, ha il led verde acceso come poco fa, quindi così. Durante la fase di ricarica si accenderà il led rosso, che ritornerà ad essere verde quando la batteria raggiungerà il livello massimo di carica. Quando lampeggia, siccome qua è riportato il simbolo di una batteria rotta, vuol dire che la batteria ha qualche difetto. Ora la batteria è carica al massimo, quindi il caricabatterie ci indica che funziona perfettamente. Questa batteria l'altra volta risultava difettosa e questa volta invece funziona egregiamente, quindi era sicuramente dovuto a qualche problema, magari la batteria era troppo scarica, chissà cosa era successo, però come potete vedere funziona perfettamente. La lascio qua mentre vi faccio vedere il resto degli accessori. C'è questo snodo per poter avvitare arrivando nelle parti meno raggiungibili, perché appunto è snodabile, quindi si collega all'avvitatore, si possono raggiungere punti più nascosti da non utilizzare con l'avvitatore di impulsi. Questa era la confezione dei bit che vi ho fatto vedere poco fa, con un adattatore per le piccole bussole da un quarto di pollice, alcune punte per il metallo, più PZ, PHZ, Torx, eccetera. Non sono di ottima qualità, però vi permettono di svolgere le funzioni diciamo elementari, svitare e avvitare le viti che non siano troppo impegnative. Questo appunto l'avvitatore è con la sua batteria. Inserisco la batteria, ve lo faccio vedere nella sua completezza, diciamo. Inoltre c'è anche una staffa per poterlo collegare alla base del trapano.
Così si può appendere alla cintura o alla parete del laboratorio. La batteria di poco fa è perfettamente funzionante, è solamente in fase di carica, quindi attenderò che si ricarichi tutta. Adesso accendo per la prima volta questo avvitatore, vediamo se funziona e come si comporta il rumore che fa, eccetera. Perfettamente. L'emissione di scintille è normalissima, è dovuto al motore a spazzole. Non è un sintomo di difetti o malfunzionamenti. Perfetto, il rumore è pure piacevole. Vediamo la rotazione regolabile tramite la pressione del tasto. L'ultima parte però della rotazione aumenta di scatto, quindi mentre la prima parte è relativamente graduale perché ha pure dei piccoli scatti, improvvisamente poi aumenta il numero di giri. È un mandrino da 13 mm e vediamo questo mandrino che comunque è in metallo sulla parte esterna se è dritto, quindi lo chiudo, inserisco una punta Bosch di buona qualità, è la punta che ormai sto utilizzando per fare questo test un po' su tutti gli avvitatori che ho, vediamo come va. Ragazzi, è drittissima. La parte esterna in metallo è leggermente poco fuori asse, però si muove anche così. Io lo muovo. La parte esterna si muove mentre la parte interna rimane immobile. Metto a fuoco più da vicino per poter apprezzare meglio la precisione della punta durante la rotazione. Guardate. Ok, vediamo pure quello che è riportato sul libretto di istruzione come dati tecnici. Ci dice che ha una batteria da 18 volt e da 2 A agli ioni di litio, una velocità di giri a vuoto che va sulla prima velocità da 0 a 450, mentre sulla seconda va da 0 a 1700 giri al minuto, come avete visto, regolabile dalla pressione del dito sul tastino. Il numero di percussioni al minuto va da 0 a 7200 alla prima velocità e da 0 a 27.000 sulla seconda velocità. La capacità del mandrino di serraggio come larghezza è di 13 mm di diametro, mentre la coppia massima dell'avvitatore è da 60 Nm. La capacità di foratura sull'acciaio è di 13 mm, sul cemento 10 mm, mentre sul legno 27 cm. E basta, il resto ve l'ho già detto. Si carica la batteria in una velocità di soli 30 minuti. Avendone due possiamo permetterci di lavorare serenamente perché mentre si ricarica una batteria possiamo utilizzare l'altra e proseguire il nostro lavoro. Vediamo pure quanto pesa. L'avvitatore con batteria inclusa è 1,6 kg, senza batteria 1,2 kg. È poco più pesante dei soliti avvitatori, però c'è da metterci che ha il sistema di percussione, quindi parti meccaniche in più che vanno a influire sul peso complessivo. Va bene, allora testiamolo come funziona di avvitatore. Questa è una vite da 6 mm per 80, non c'è nessun preforo, avvito sul legno direttamente. Frizione, inizialmente la voglio provare come si comporta, è ovvio che ad uno si fermerà praticamente quasi subito, però voglio vedere come si comporta la gestione di questa frizione, quindi avvio la rotazione. Va bene, metto a 9. Perfetto. E poi a 21. D'accordo, ho voluto provare perché è giusto che una frizione ci dia la possibilità pure di fermarci al momento giusto e deve essere gestibile come gradualità di impostazione. Faccio altre due avvitature. Ok, adesso voglio provare con questo avvitatore ad avvitare una vite leggermente più tosta.
Vi faccio vedere pure il mandrino, non ve l'ho detto, è autoserrante, quindi basta ruotarlo e si blocca. E avvitiamo questa vite su questo legno. Faccio 2 mm di preforo solamente per aiutare la punta ad entrare. Ok. Perfetto. Si attiva la funzione di frizione sulla modalità 21, perché questo avvitatore sul livello 21, perché questo avvitatore ha tre funzioni. L'ultima funzione esclude la frizione, mentre solitamente sugli avvitatori classici abbiamo la ghiera alla fine della la numerazione alla fine della ghiera che riporta la funzione di foratura. Su questo di qua, l'ultima rotazione della ghiera ancora è un livello di frizione, quindi si ferma. Se invece l'ho imposto con la ghiera sulla modalità foratura, anche se è a 21, non si ferma. Adesso facciamo la prova invece a fare dei fori con questa punta per legno. Velocità 2, punta da 10. Perfetta. Adesso chiediamo poco di più, vediamo se riesce a fare questo foro a 73 mm con questa fresa a tazza per legno. È andato in protezione. Riproviamo. È riuscito a farlo, si è fermato un paio di volte per via della protezione della batteria, però è riuscito a farlo perfettamente. Adesso proviamo la foratura del metallo. Vi ricordo che vi lascerò in descrizione anche questa volta il link per acquistare questi flaconcini. Questi io li utilizzo per evitare di spruzzare con il WD-40 o con l'olio da taglio e sporcare tutto. Quindi provo con modalità foratura, velocità 1. A fare un buco su questo metallo. Questo è ferro nero da 2 mm. Ok. Perfetto. Ok ragazzi, adesso su questo mattone in cemento proverò a fare un foro con una punta da 6. Ho messo la modalità percussione sulla ghiera, velocità 2. Però si è aperto il mandrino, spero di non averlo chiuso bene io. Faccio un'ulteriore prova. Questa volta non si è aperto, quindi quel poco fa sicuramente avrò sbagliato io. Ok, facciamo una sfida. Questa è una punta da 14. So che sto chiedendo troppo, però lo voglio provare. Wow. È riuscito egregiamente.
Ragazzi, questa è una punta per legno da 20 mm. Sul manuale c'è scritto che riesce a forare con punte fino a 27 mm. Faccio questa prova su questo listello di abete, vediamo se ci riesce. Frizione al massimo, modalità foratura, velocità 2. Ragazzi, direi che è riuscito praticamente a completarlo il lavoro. Ovviamente fa tanto anche il tipo di punta che si utilizza, però è riuscito egregiamente a fare un buco da 20 mm in questo listello di abete. Non è un lavoro semplicissimo, ma è riuscito comunque a farlo. Con un po' di difficoltà, è andato due volte solo in protezione. Ed è riuscito a completarlo, mi sono stancato più io che lui. Adesso forerò il nostro mattone forato, ormai affezionato, e imposto la modalità foratura velocità 2, senza percussione. Questa è una punta da 6 mm, adesso imposto con la percussione, vediamo la differenza di velocità. Wow! Vediamo la gestione della frizione. Perfetto. Adesso facciamo la prova, vediamo se riesce a ripetere la profondità che è riuscito a raggiungere ora anche a fianco con quest'altra vite. Perfetto, si ferma sempre con la stessa profondità. Ok ragazzi, ho finito anche questa recensione di questo avvitatore che per me vale la pena di acquistare perché è riuscito a fare praticamente tutto. Si è fermato un paio di volte, è andato in protezione. Questo io lo interpreto spesso come una garanzia perché andare in protezione significa non sforzare, si ferma un attimo, rilasciamo il tasto e proseguiamo. Mi sembra abbastanza solido e stabile, le plastiche sono buone, c'è questo gioco leggero sulla batteria che può essere eliminato inserendo qualcosa che lo blocchi. Il mandrino è in metallo, è autoserrante, come ho detto poco fa, è leggermente caldo, però l'ho sottoposto veramente a un lavoro continuo, quello che avete visto. Vediamo che si è mosso abbastanza, vediamo la batteria. La batteria ha perso una tacca del livello di carica, quindi perché l'ho sottoposto davvero a uno stress considerevole. Per il resto non posso garantire sulle prestazioni successive, ma su quello che ho fatto finora e si è dimostrato obiettivamente un buon prodotto. Oggi voglio fare gli auguri a Nazario, che è un bimbo di 3 anni. Suo padre mi ha scritto in chat e mi ha chiesto tramite la mia pagina Facebook, che vi lascerò in descrizione, e mi ha invitato a fare gli auguri al bimbo che compie 3 anni, giorno 3, gli anni d'oro, perché quando si festeggia il numero degli anni corrispondente al numero della data del calendario si chiamano gli anni d'oro. Quindi tanti auguri, piccolo. E che anche tu diventi un appassionato del fai da te come il papà. Va bene, ragazzi, vi invito ad iscrivervi al mio canale, a mettere mi piace al video se il video mi è piaciuto, ad attivare la notifica cliccando sulla campanellina qua giù, a condividere il video se lo ritenete interessante e se vi piace questo prodotto anche ad acquistarlo. Ciao da Riccardo, ci vediamo alle prossime recensioni.